innanzitutto dobbiamo dire, iniziare vuol dire che lo Stato è presente, l'abbiamo visto anche negli ultimi mesi, questo che è successo a livello di struttura di quello che è stato fatto, no? La persona, il personaggio della mafia che ha discusso per tanti anni, messi nel denaro, in qualche modo non si scovava, seppure era all'interno, diciamo, della sua area, del suo ambiente, della Sicilia. Questo vi fa capire la difficoltà a volte dello Stato di penetrare nella società civile, cioè nelle comunità di alcune della Sicilia anche di oggi. Perché comunque sia, questi mafiosi comunque hanno un fattore dalla loro, che hanno comunque il consenso, diciamo, se non generale, ma il consenso di alcune persone che in qualche modo ne tengono i rapporti. Come si combatte la mafia? Lo abbiamo visto negli ultimi 20-30 anni, si combatte anche dando delle regole, dando degli esempi, dunque un'iniziativa come questa di questa mattina che coinvolge i ragazzi più giovani, si dà proprio l'indicazione e la traccia di come ci si deve comportare in una società civile. E come diceva Caponnetto, la scuola è l'elemento più forte, perché la mafia ha più paura della scuola che talvolta della stessa giustizia, perché approcciandosi dunque sul tema della cultura, del rispetto delle regole, poi si crea, diciamo, gli adulti del domani. Quindi questa è la nostra missione, come istituzione, come provincia abbiamo anche aperto un tavolo con la prefettura, con tutti gli organi, la Guardia di Finanza, la Polizia, eccetera, proprio sul tema della legalità, a 360 gradi, che vada dall'ambiente, al rispetto delle regole sull'ambiente, che anche al cyberbullismo, perché oggi questo è un tema molto forte e sentito soprattutto tra i più giovani, e anche al tema, diciamo, della mafia, che naturalmente è purtroppo una radice che è ancora profonda nel nostro sistema che paese, ma diciamo che abbiamo anche questo messaggio positivo, ci sono anche degli anticorpi che vengono sì dalla struttura statale, ma soprattutto da una coscienza civile.